Anna Elisa Palmina, sullo schermo scorrono i video realizzati dai ragazzi del liceo Salvemini su tre storie diverse con un terribile filo conduttore, la violenza degli uomini contro le donne, quel legame confuso con l'amore, ma l'amore, ricorda la dirigente del liceo, non deve essere mai ricatto. Come nel caso di Anna, la truccatrice del Petruzzelli uccisa dall'ex fidanzato, la Corte d'Assise d'Appello ha ridotto a 16 anni la pena nei confronti di Alessandro Angelillo, escludendo l'aggravante della crudeltà. Cos'è la crudeltà? La crudeltà è tutto quello che è stato fatto a mia sorella. Nel caso di Palmina, la 14enne di Fasano Arsaviva, i due uomini dei quali lei fece il nome in un letto di ospedale sono stati assolti per insufficienza di prove. Non è tanto l'assoluzione degli imputati quella che è impressione, quanto la condanna della vittima, nel senso che ha mentito e ha calunniato. Ma una ragazzina che aveva detto cose verificate. Le sorelle di Palmina hanno chiesto che dopo quasi 30 anni il caso sia riaperto, così come Gildo Claps, fratello di Elisa, dopo la condanna di Danilo Restivo aspetta un'altra parte di verità, quella su chi ha coperto Restivo. C'è un processo che si terrà probabilmente a partire dal prossimo mese di gennaio a Potenza, in cui si cercherà di fare chiarezza rispetto alla data esatta del ritrovamento, alle coperture e soprattutto ai troppi silenzi di questa vicenda.